Allora, gente, buon tutto. Allora, innanzitutto grazie mille perché le prime ore sono state veramente importanti. Abbiamo riassettato le due navi. La Normandy ha avuto diciamo, l'allungamento dell'hangar e la Rust Freighter è stata rimessa praticamente a nuovo. E ringrazio soprattutto il reparto esplorativo perché si è cimentato in un compito che non era suo, quindi grazie ragazzi. Di nulla, direttore. Dov'era? Prego, signore. Ma oggi praticamente ci manca da sistemare le ultime cose sulle navi e poi portare tutto quello che c'è all'interno della base, quindi tutto l'equipaggiamento e tutti i materiali all'interno delle due navi. Dopodiché carichiamo la nave trivella nella Normandy e salutiamo la base per l'ultima volta e andiamo a recuperare la piattaforma mineraria. Quindi questo è quanto. Se riusciamo a farlo in poco tempo è anche meglio. Prima partiamo, meglio prima arriviamo nel nuovo settore. Quindi se qualcuno ha qualche domanda può farla adesso, se no andiamo a fare questi ultimi compiti. Negativo. Non fa domanda. Negativo. Ok, perfetto. Allora, ho diviso le squadre in questa maniera qua, a questo punto. Io, Viper e... A questo punto, io, Viper e Arcos staremo sulla Normandy. Il capo ingegnere Maxen e il marinaio Nekar staranno sulla Rust Freighter. L'operaio Tomahawk invece piloterà il modulo cargo. Appunto, per il trasporto della piattaforma mineraria. Se vi va bene. Va bene. Benissimo, Ok, affermativo. perfetto. Allora, uno che viene con me a svuotare gli armadietti e Maxen, Benissimo, va. Arriva. tu puoi iniziare a trasportare tutto il materiale, a trasferire il materiale dalla base nelle due navi? Assolutamente sì. Vai, Ok, facciaci. perfetto. E a questo punto, già Vengo così. io. Qualcuno che inizia a mettere la nave Trivella nella Normandy. Ah, però posso farlo io, signore. Oh, ok, allora chi è che viene con me dentro la base a recuperare? Oh, Vengo. sì, perfetto, Vai, andiamo. andiamo. Io provvedo a collegare la Rust Fighter al molo per l'operazione di carico. Ok. Io faccio un check sulla Normandy. D'accordo. Sì, infatti facciamo poi un check di prima di iniziare a decollare. Allora. Allora, il nostro compito adesso sarà quello di recuperare tutti gli oggetti dagli armadietti, quindi non credo ci sia molto da fare. Ok, recuperiamo tutto, fucili. Ok. Io porto da quest'altra parte. Prendiamo tutti gli attrezzi. Allora andiamo a metterle nella Normandy a questo punto. C'è un leggero Direttore, problema di gravità. Sì? c'è stata una modifica alla norma di non abbiamo più gli MK1 battery, ma dei Little David. Sì, li abbiamo modificati io e il guardia marina Flame l'ultima volta. Munizioni su in Facciamo. plancia. Le munizioni, allora, sì, le mettiamo un armadietto su in plancia, mentre insieme ai fucili. C'è qualcuno che riesce a possibilmente aprirmi l'hangar della Normandy? Sì. La Spider collegata al molo, pronta per trasferimento merci. Ok, io sto trasferendo tutto. Ok, nell'armadietto ci sono tutti gli attrezzi. Voi rimanete pure Arcos, rimanga pure qui sulla Normandy insieme a Viper. Io vado a fare l'ultimo check nel mio ufficio che devo recuperare un paio di cose dalla cassaforte. E ci rivediamo qua sulla Documenti. Normandy. Sì, Perfetto. documenti, i crediti spaziali e le altre cose che ci porteremo dietro. E noi ci sa queste due navi qua, giusto?
Sì, al momento queste sono le nostre navi ufficiali, ma quando Bene. arriveremo poi inizieremo la produzione di navi da battaglia. Sì, Su larga scala. esatto. Anche perché non c'era l'ultima volta, ma andremo nel settore dove ci sta il quartier generale della compagnia, quindi Ok. avremo anche a disposizione più navi. Ma c'è minacce pirate o c'è anche altri tipi di minacce? Al momento hanno problemi con i pirati, sì. Ci sono problemi con i pirati e è una roba da non sottovalutare. Allora, ragazzi, poi raggiungetemi tutti un attimo in sala briefing, finalmente, che si può utilizzare. Allora, in questa sala costruita da poco, voglio salutare la base, voglio ringraziare innanzitutto tutti voi che in questi mesi avete dato veramente il massimo. Mi spiace dover lasciare abbandonare questa base perché comunque è stata, diciamo, un pezzo sia di vita qui nello spazio, vissuta nello spazio, sia anche un pezzo del lavoro che mi è stato assegnato come direttore responsabile di questo avamposto. Quando sono arrivato eravamo soltanto in due, con me c'era il capo ingegnere Maxen e abbiamo praticamente ristabilito questa base che era abbandonata da anni. Quindi un po' mi spiace doverla abbandonare, però ahimè, anche questo lavoro volge al termine, ci aspetterà un nuovo lavoro sul pianeta Triton, quindi noi adesso siamo in direzione Terra, dove nel settore dove c'è la sede del quartier generale della compagnia, e lì dovremo costruire un avamposto un piccolo avamposto, quindi calcolate comunque una cosa molto più piccola rispetto a questa base. Un avamposto appunto sul pianeta Triton e una base orbitale che ospiterà noi e le nostre navi. Quando arriveremo ci sarà anche una sorpresa e non so di cosa si tratta perché non l'hanno voluto dire nemmeno me, però suppongo sia qualcosa che potrebbe servire a noi. Speriamo di accrescere anche le file una volta arrivati al quartier generale, quindi spero anche che la compagnia ci dia altre mani da poter utilizzare per proseguire il lavoro che abbiamo iniziato qui, ma che poi andremo a continuare nel resto della galassia o comunque dove la compagnia ci manderà. Quindi direi che ci dobbiamo fare solo un applauso per il bel lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Complimenti a tutti. Grazie, complimenti a tutti quanti. Grazie. Niente, se il materiale è stato trasferito e sulle navi e io ho preso tutto quello che dovevo prendere, possiamo dirigerci alla Normandy, alla RAS Freighter e andare verso la base mineraria. Salga pure al piano superiore. Vedo diversi segnali rossi. Sì, Ci sarà da divertirsi a uscire dalla qua, bolla. sì, qua purtroppo i pirati stanno prendendo il sopravvento. Come avevo iniziato a dire Però. prima, sì, no, ma come avevo iniziato a dire prima, anche nel posto in cui andremo ci saranno forze ostili, quindi non sarà una passeggiata. Va bene, allora a questo punto. Aspettate, devo svuotare un attimo Sì. l'uranio dei reattori. Ah, Oppure vi lascio. ok, sì. Allora, io però qua sulla RAS Fighter sono completamente scarico di ghiaccio e di armamenti. Ok, e niente armamenti? Niente munizioni? Ok, Niente munizioni. Allora, questa nave qui, Viper, Sì. che armamenti avevi messo su questa nave? Vulcan, M61 Vulcan, 300 mm e non mi ricordo se ho messo l'Aiden. 300 mm, sì, ci sono anche gli Aiden, ho visto Ok. ora. Allora, 300 mm, Ah. HE o AP? Ti conviene mettere a che? Allora, Esplosive? abbiamo 9 ore di tempo prima che finiscano la carica delle batterie. Ok, il problema qua è che anche noi abbiamo rifatto le
Abbiamo rifatto tutti gli armamenti sulla Normandy e non abbiamo Le Aden che... le munizioni. Idem forse. Ah, è vero. Abbiamo le vecchie munizioni. Abbiamo le vecchie munizioni, caspita. Si riesce a produrre qualcosa ancora nella base? Ah, ma Guarda, se vedo. smantelliamo le nostre, le vecchie munizioni, facciamo quelle nuove. No, 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 allora. Per le Vulcan le munizioni sono le 20% 2. Sì, sono quelle. Magari ne mettiamo in produzione No, Renato? No, 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 le no, 20% 2 Vulcan no, è diverso dalle... No, le NATO sono 25% 84. no. A me mi stanno andando giù gli scudi, però, eh. Eh sì, ti stanno sparando. Sì, stanno sparando. Rossi, sono rossi. Ah, Sì, ma vabbè, non ti non vi fanno... No, no, ma non dovrebbero far nulla. Perché No, sì, infatti non fanno... siamo coperti dalla Però seggia. non abbiamo scudi. Hanno messo su riscaldati gli scudi. Sì. Ok, beh, aspettiamo un attimo. Mentre Invece direttore. le Aiden, che munizionamento porta? Si chiamano Aiden, munizionamento Aiden. Sì, le Aiden dovrebbero... 30% 13 Aiden. Possiamo mettere in produzione? Sì, dovete mettere in produzione. Ok, sei pronto, Viper? Eccomi, Ok, perfetto. Allora, le navi sono state ricaricate, quindi possiamo partire. Quando sono vuole. secondo signore, sto Sì. finendo di impostare la toolbar. Intanto procedo con il distacco dalla base. Sì, perfetto. Capo ingegnere, lei è al suo posto? Sì, sono al mio posto. Ok, appena siamo fuori iniziamo ad attaccare quel drone. Sì, signora. Procediamo. Procediamo. Ok, no, ok, le Aiden dovrebbero aver fatto il loro lavoro. Perfetto. Attenzione al fuoco incrociato. Non ce l'ha nemmeno bisogno di... Armamenti spenti. E Signor Nekar. Perfetto. sono ancora. Velocità di crociera iniziale 50 metri al secondo. Posto 50 metri al secondo. Mi avvisi non appena raggiungere la suddetta velocità. Perfetto, Velocità di 50 metri al secondo raggiunta. procediamo con i 100 metri. Ricevuto. Velocità raggiunta, 100 metri al secondo. Perfetto, in attesa. Perfetto, procediamo così. 125. Raggiunti 3 km di distanza, procediamo con rallentare ai 100. Rallentare. Procedere full stop. Si sposti sulla sinistra, io procederò sulla destra. Supereremo la base. Rimanga vicino alla piattaforma, signor Nekar. In bolla. Operaio Tomahawk, pronto? Operaio Tomahawk. Signori, mi scusi, avevo problemi di radio. Ok, dovrà, appena arriviamo in zona piattaforma, dovrà andare nel rimorchiatore. Ordini. Signor direttore, Sì? entriamo nella zona di safe della piattaforma. Sì, tanto dovrò disattivarla, quindi dovrò scendere e andare a disattivare la safe. Perfetto. Capo ingegnere, se nel frattempo riesce a settarmi uno schermo che ho qui sulla plancia Assolutamente, con i livelli degli scudi, magari il laterale destro, quello frontale alla diagnostica di nave. dottore. Signori, Questo abbiamo un Tundle drone a 3 km, metta rapido quello avvicinamento. curvato. Ok, un attimo, silenzio radio. Attenzione, un drone in avvicinamento. Sistemi d'arma on. Pronto a far Signore, fuoco. scendo dalla Sistemi nave. on. No, 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 No. non scendete dalla nave.
Occupatevi del drone. Hit. Ok. Controshot. Adesso. Annientato. Non esiste più. Armamenti spenti. Armamenti off. Ci riavviciniamo. Perfetto, sì. Allora, io mi porto sull'uscita. Signora, la seguo. Sì, ho un problema di connessione. Ok, bocca porto di... Dove l'abbiamo la base? Sulla destra? Sì, sulla destra. Sulla destra. Ok. Non so se sono uscito dalla... Marinaio Viper, ci dia lei il segnale per uscire. Attenzione, segnale in avvicinamento 3 km e 7. Hive ship. Sì, un secondo, ci occupiamo di questo bersaglio. Ok. E procederemo con le manovre. Beh, a questo punto no, rimanga qua Tomahawk. Sì, signor, un attimo, sto facendo l'equipaggiamento. Ok, sì, tanto siamo coperti dalla Rust Fighter. Ingegnere Maxen, al comando lei della nave. L'hai ricevuto. Signori, questo bersaglio è grande rispetto agli altri, attenzione. Ma che mi aspetto le armi? Armamenti accesi. Armamenti on. Ok, forse è meglio risalire in plancia anche a noi. Controlli se il sistema d'arma sulla destra è attivo, signor Arcos. Sparato, sparato. Buon, procediamo così. Missili. Missili in arrivo. Abbiamo pochi scudi. Non abbiamo più gli scudi. Ah, scudi off. Maledizione. Evasione, evasione, evasione. Via, 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 via. Max, mi controlli, 300 mm non stanno sparando. Sì, quello che sto facendo proprio adesso, per capire perché. Arrivano missili. Abbiamo difficoltà di manovra, problemi con i sistemi. Ah, abbiamo un problema l'hangar, ragazzi. Aspettate. Perché? Perché hai bloccatelo. È già bloccato, cioè, però no. Dei blocchi compenetrati. Ah, ok. No, il problema è che ce l'hanno distrutto, quindi sta clangando perché ci hanno distrutto la parte davanti della nave. Ah, allora separa, poi separa. Aiuto, stavo quasi per morire. Mamma mia. Levalo. Comunque io sono uscito solo grazie allo shoulder e charge rate. Mamma mia, allora, non puoi fare tanto. Abbiamo gli scudi al 55%. Attimo che mi separo curo. Il cricchetto, cioè le cerniere dell'hangar, le sparo? Sì. Vai, separo. Mi sa che i 300 mm sono... Sì, punta in automatico ma sono manuale. Cioè, puoi sparare solo no, manuale. No, non mi spara nemmeno manuale. Ah, a me sì. Ah, bene. Vedi che sta puntando il 300 mm, però se per sì, sparare sì, devi sì, sparare. Sì. Enrico, c'ha due segnali che ti vengono addosso. Molti segnali c'ho. Aspetta intanto... Va verso la bolla. Almeno ti difendi nella bolla. Sto cercando di riparare... La nave sul davanti, sono uscito, occhio, attenzione. Sì, adesso sto fermo, così possono sparare 300 mm e diamo supporto alla Rust. Sono sceso per controllare la plancia. No, la plancia sta bene. Ok. Adesso abbiamo subito danni in prua e basta. Sto andando a riparare. Neckar, tra i controlli c'è col toggle click to fire, quello lo devi tenere e lo devi abilitare. Ok, io mi sono infilato dentro la bolla. Perfetto. Ok, cerchiamo di entrare nella safe zone, ragazzi. Sì, punto la safe. Ok, puntate la safe e facciamo i... ripariamo le navi prima di
di uscire. Entriamo nella safe zone. Ok, perfetto. Perfetto, siamo completamente dentro. Ok, dobbiamo riparare. Capito perché non sparavano più alcune Vulcan, perché ci hanno distrutto completamente. Dobbiamo rifare collegamenti. Mamma mia. Direttore. Sì. Andiamo tutti quanti a riparare? Sì, 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 venite tutti a riparare. Perché ci sono da rifare alcuni collegamenti. Quindi Arcos. Devo prendere lo strumento. Anche lei, sì, munitevi di saldatrice. Sono qua o sono su? Sono su. Allora, la cosa positiva è che, tralasciando il portellone frontale, che ha avuto problemi, il resto della nave non ha perso più di tanto integrità. No, non ha perso tantissima integrità, a parte un po' la parte frontale, e abbiamo perso ovviamente il collegamento qua di una Vulcan, però... Sì. È poca roba. Scusate, abbiamo anche un piccolo sistema di raffinazione su una delle navi? No. Anche una raffineria? Negativo. Io ho assembler, non ho raffineria. Ok. No, perché sicuramente avremo molti scarti metallici, avremo recuperato, sì, un po' di ferro. Esatto. No, il problema di questa nave della Normandy è che abbiamo i 300 mm solo sui fianchi, che non coprono per intero tutti quanti i lati, quindi più delle volte ci troviamo in condizioni che non siamo impossibilitati ad utilizzare i colpi, perché magari bisogna fare troppe manovre, insomma. Sì, purtroppo è quello di allineamento con la traiettoria del nemico. Adesso ho visto la sezione delle trasportatori. E qui è arrivato un bel colpo. Qua sì, ci ha disabilitato un'arma. Allora, ok, molto preciso, direi. Sì, comunque avevamo l'impedimento della nave trivella, che aveva ancora propulsori e giroscopi attivi, quindi andava in contrasto rispetto alle nostre manovre. Ok, chi è che l'ha portata dentro se è iniziato di spegnerla? Tomahawk. Ah, ok, vabbè, lo perdono, perché è appena stato passato a operaio, e poi un operaio, non è un pilota, quindi va bene. Ok, io direi qua a questo punto di chiudere completamente l'hangar con una paratia non movibile, fissa. Quindi costruiamo blocchi fissi. Dei blocchi, sì, dei blocchi di armatura fissi. Ma poi si può mettere anche un hangar, no? No, in che se... Ma no, intanto... Ma no, intanto che... No, 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 chiudiamo con i fissi. Tanto non ci serve l'hangar adesso, non dobbiamo andare a usare la nave. La trivella la cai qui dentro? Sì, la trivella la lasciamo lì. La chiudiamo. Quindi prendete la muri. D'acciaio. Esatto, la muriamo dentro. Sì, muriamo la trivella. Che è, esatto, che esplode qua? Che è che esplode? Chi è che spara? Guarda il drone che ci spara, Sufficient power. Gli scudi sono andati giù, Io sono morto. Oh ragazzi. Ah, ma questa è entrata. Cazzo, ma allora la safe non funziona. È giù la safe. Ma te devo smerigliare. Ti smeriglio. No, la safe è accesa. Io sto andando a sti level in loso, gli sto smerigliando la batteria come sempre. E si aspetta il drone. Ok, perfetto. Sono stronzo morto, maledetto. Drone infame. Ma perché la safe non è andata? Non lo so, problemi. Comunque cerchiamo di finire di sistemare l'hangar e ce ne andiamo via subito. Facciamo una cosa, sentiamo il volo un attimo con la safe per non farci distruggere. No, che è successo? Che è successo? Dove sono stato sparato via. Che cazzo è successo? Perché si è riattivata la safe zone nuova. Porca puttana. Abbiamo avuto un problema con la safe zone.
Ah, e ci ha sparato fuori. Ci ha sparato fuori di brutto, partita la nave, pazzesca. Ci ha sparato come una catapulta. Come una catapulta. Ma è bello che non c'era. No, non è perso la norma. Non c'era in cabina noi, non c'era. A un certo punto che mi comincia a accelerare tutto. Ragazzi, abbiamo avuto un grosso problema con la safe zone. Ci ha sparato via la nave. Io adesso non so più dove. No, questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Signore, cosa è successo di preciso che noi praticamente ci siamo trovati? La safe zone è stata la safe zone che nel momento in cui ho cercato di disattivarla da remoto, praticamente ha, non lo so, ha creato un campo d'energia che ha che ci ha buttato fuori praticamente. Niente ragazzi, tutti nella Rust Fighter a questo punto. Siete riusciti a ritornare alla... Sì, siamo qui in posizione. Oh, ok, tutti sulla Rust Fighter e a questo punto l'operaio Tomahawk niente, non ce la fa a pilotare la nave cargo e la nave il rimorchiatore, quindi niente, è andato nella cryopod. Chi è che si occupa di pilotare? Arcos? Signore, posso... No, dimmi. Arcos? Dimmi. Perché ha dimestichezza in... rimorchiamento. Sì. Con sì, rimorchiatori, attrezzatura varia, se vuole. No, se vuole, se no mando un pilota. No, okay. Va bene. Ok, vabbè. Ok, ragazzi. Da dove l'agganciavate per spostarla? È stata agganciata su una piattaforma di un drone. Ah, ok, come ho messo io. Ok, perfetto. Allora, niente. Controllate che non sia sottostazione. Ho abilitato gli scudi della base, però mi sa che bisognerebbe allargarli perché sono un po' strettini. Signore, ho notato che c'è un piccolo ripetitore satellitare. Sì. E cosa facciamo? Posso controllare se è possibile controllarlo da remoto? Sì. Magari sì, potrebbe sì. Tornare utile. Sì. Mi posiziono qui. Contatto 382. Okay. 350 rapidissimo avvicinamento. Oh. Intercettate. Come mai? Intercettate. Armamenti accesi. Ok. Venite nel mezzo a me che mi viene addosso. Fate da scudo. Ma la scouting drone o? Scouting drone corrupt. Ok, ce l'ho. Un chilometro e 9, un chilometro e 8. Ce l'ho. Assolutamente. La distraggo. Chiunque si sia seduto col posto con davanti cosa gli scudi mi serve a me. Perché sì. Ce l'ho tutte. Tutto il bar. Mi sposto io allora. Vai. Perché ho tutte le impostazioni vai. A me non è prima che spiegarti. Sì, no, devo soltanto metterla nell'altro, ma... Sta trasmettendo la posizione, quindi ditemi dove subito, poi dopo prendete la direzione in cui andare, perché... Piattaforma? Dove devo andare? Se mi segua, si accode alla mia posizione. Ok, massima velocità e ci dirigiamo nel settore V44. Io adesso non so se quella nave è stata persa o è stata soltanto lanciata nello spazio come è successo per la Rust Fighter. Visto che abbiamo un ripetitore, visto che Viper ha recuperato questo ripetitore, non potremmo utilizzare il ripetitore per ampliare il segnale e cercarla? Dato che comunque l'antenna doveva essere accesa. Assolutamente sì, è possibile. Il ripetitore è proprio per quello che è stato creato, quindi assolutamente si può fare. Ok, perfetto. Allora possiamo usare quel ripetitore per scandagliare un attimo la zona e vedere di recuperarla. Se riusciamo a recuperarla, anche se non è del tutto intatta, basta recuperarla. Signore, arresto la marcia? Negativo, c'è un contatto 1.7? No. Esatto, abbiamo comunque siamo sempre in zona nemica, quindi direi di continuare. Non vedo il contatto sui nostri radar. È andato via, è sparito, si è spento l'antenna. Era 1.7, alla nostra sinistra. Signore, procedo con l'operazione di scouting? Sì, assolutamente. Mi distacco dal convoglio. Ok. Diminuiamo la velocità del convoglio a 50 metri al secondo. Sì.
Marinaio Nekar. Ok, vedo il segnale della Normandy a 70 km dietro di noi. Quindi dobbiamo assolutamente girare. Ci stiamo allontanando, 70 km 25, Ok, dobbiamo girare di incomincio 180 gradi. la manovra. La vedrete, grazie al ripetitore riusciamo a vedere il segnale della Normandy, quindi c'è ancora. Vado a effettuare una diagnostica. Marinaio Nekar, può settare il raggio dell'antenna della RAS Rider 50K con una trasmissione abilitata, altrimenti perderò il Ricevuto. contatto. Impostata a 50. La ringrazio. Attenzione ai segnali nemici in avvicinamento, penso. Attenzione, Contatti. Gas. puntati. Ok, continuiamo ad andare avanti. Quel contatto è Capo ingegnere stato. Maxen, lei guardi, controlli gli scudi e gli armamenti. Adesso l'obiettivo è andare verso la Normandy. Ok, portiamoci a 300 metri al secondo. Attenzione a meteoriti, eh. Velocità di 300 Sì, metri al attenzione. secondo raggiunta. Stiamo entrando nel campo dei meteoriti, quindi occhio. Velocità del re, A 20 spazio del chilometri re, spazio del. inizia a decelerare. Roger. Sono 10 km dalla Normandy con il mio ripetitore. Ok. Comunque riesco a farvi un report dei danni. Allora, di per sé non sembra danneggiata pesantemente in realtà. Visto che ci sono diversi segnali nemici, se ci puoi entrare in remoto e attivare le armi, forse non sarebbe male. Sì, dovrei riuscire. Abbiamo comunque una navetta miniera interna che è Ok, completamente disabilitata, penso. io sono entrato. Ok, sì, mi sono collegato al pannello di controllo della Normandy in remoto. Posso attivare le armi. Di per sé i sistemi d'arma sono tutti integri, abbiamo però una Vulcan in meno sul lato destro. Ok. Entro nella parte frontale. Sì, purtroppo abbiamo anche la forse l'Aiden di destra, frontale destra, disabilitata perché non connessa. No, è connessa. Ok, a questo punto sulla Normandy andremo io e Viper. Perfetto, Ma più posiziono che il altro. ripetitore. Più che altro nella Normandy non c'erano soltanto oggetti, c'erano le vite dei nostri colleghi, quindi abbiamo rischiato di perdere anche vite, quindi scattava la corte marziale per Houston, abbiamo un problema. me. Che Houston, problema? abbiamo un problema. Si è spento il rimorchiatore. No. Il rimorchiatore si è spento. Houston, abbiamo un problema. Houston, abbiamo un altro problema. Qualcuno che ha progettato questa nave ha sbagliato e ha messo i blocchi davanti ai propulsori e si stanno danneggiando la nave. Ah sì, è vero, è vero. Allora, è vero perché. Vediamo un attimo. Ok, io sbarco e vado nella Normandy. Perfetto, ci sono anch'io, vado in plancia e nel Sì. caso tengo attivi i sistemi d'arma. Ok. No, no, focus sulla piattaforma. No, No, ve l'ho no, detto. no, 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 no,
Aspettate, aspettate, sono Qua ok. sono alla deriva, io sono. Direttore, muoviamo verso la piattaforma. Sì. Ma qualcuno ci ha rimesso le mani su questa nave, per caso? Beh, vado a vedere un attimo la base mineraria, ma non dovrebbe avere ho visto tre missili sicuramente colpire l'obiettivo. No, ma mi sa che hanno colpito me, ero io l'obiettivo. Neckar, questo è il nostro massimo di scudi, ma quanto che sappiamo. Il nostro massimo di scudi, aspetta,
Shield up max HP 843.000. Sì, questo è il nostro max. Ok, sto saldando un attimo alcuni blocchi rotti dalla altri contatti in rivoltatore. avvicinamento. Ok, ragazzi, cerchiamo di sistemare il rimorchiatore Bisogna smammare veloci. Abbiamo e smammare veloci, sì, esatto, ma molto veloci. messo il Messo il patron? reattore. Vabbè, non dovrebbe essere un problema. Ok, Ok, date la rotta, date. settore AV44, pronti per il jump. Posto le coordinate. Sì. Collego il ripetitore. A che In punto attesa siamo del col segnale per il salto? jump. Ok. Procediamo? Assolutamente, via. Jump. Inizio jump. Jump in corso, 8 secondi. 6 secondi. 2, 1. 2, Jumpato. 1, jump.